It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access 00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker, siamo con i vostri livelli e visto che la voce sta anche leggermente meglio mi sembra, allora direi di andare subito a palla con il primo livello di Andrea, The Horror House, New Super Mario Bros. U version, ambientato in New Super Mario Bros. U appunto, percentuale vittoria 41,29%, tentativi 1097, riusciti 453. Ah, è di settembre, ok, perfetto. No, ho detto, accidenti, complimenti Andrea, poi visto settembre, comunque complimenti lo stesso, perché, insomma, 116 stelle non sono per niente poche, anzi, sono tantine, quindi complimenti caro Andrea, sicuramente sarà a livello carino, penso, perciò. Allora, record di Adam, un americano in 1 minuto, 29 secondi, 105 millesimi, andiamocelo subito a giocare a palla, così partiamo direttamente, e vediamoci un po' questa The Horror House. Ok, io ho anche giocato a New Super Mario Bros. U e ce l'ho, quindi forse magari qualcosa riesco. No, dai, Ale, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Grande così, grandissimo, grandissimo ce l'ho fatta. Non so perché, ma perché hai riso? Perché mi hai messo la risata? Ho fatto una genialata, perché mi hai messo la risata lì? Non mi dire che... Ah, ok. E quindi qui. Aspetta un po', qui che c'era sotto? No, Kamek, maledizione. Io sto cadendo sempre più in basso, non so perché. No! Aspetta, che c'è? Ok. Che c'è? Maledizione, non so che c'era lì sopra ora. Kamek ha distrutto tutto. Allora, prendiamo la prima parte. Niente, la seconda parte è quella giusta. O se non altro andremo da un'altra parte. Perfetto, alla grande. Mamma mia. Allora, no! No! Ok. La P. Ok, perfetto. Ma il Goomba morirà. Povero Goomba. Hai messo anche l'urlo in sottofondo. È bellissimo. Dai, no, l'urlo è, sentivo il suono, scusa, di quei cosi che facevano macello. Help, secret. Ah, ok, thank you very much. Ok, attenzione. No, direi che non è esattamente quella giusta. Quindi quella giusta è quella accanto all'H. In teoria dovrebbe essere questa. Aspetta, uno, due, questa dovrebbe essere, ecco. Mi sembra. Sì, ok, è venuto. Ok, oddio mio, a sinistra morivamo, tecnica. Ah, a mente, benissimo, ok. Tubo preso, vediamo un po' dove. Un po' troppi V. No, 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 via di qui, mamma mia che macello. Ok, attenzione. Suoni di tu, stelle, c'erano delle stelle. Gna. Ok. Ok, no, catenacci, via, più presa. Qui che c'è, attenzione, via di qui dai catenacci, grande in questo modo. Ok, andiamo qui in questa porta. E benissimo, stiamo continuando. Guardate, questo livello è veramente fatto bene, ecco, se ne merita tutte le stelle che ha. Aspettate un po', ma lì sotto c'era... Allora, una piattaforma ci sarebbe, però... Proviamo. No! Oddio! Giuro che pensavo di essere morto. Ho detto no, Ale. No, no, non devi, non puoi. Oh, di qua direi di no. Proviamo a passare di sotto. Ok. Ok. E io passo avanti. Attenzione, attenzione. Sto rischiando tantissimo. No! No! C'era lo figlio. No! No! Ho troppo quando torno lì. Accidenti a me! Maledetto me! Allora, lui tecnicamente... Io so che di là c'è la fine, però a questo punto volevo vedere un attimo cosa c'è di qua. C'è scritto escape, perché c'era la freccia che portava anche in qua la stella! E infatti, ok, perfetto, ho fatto benissimo a venire in qua! E spacchiamo tutto con la stella! Mo vieni qui! Alla grande! Mamma mia! Ok, perfetto! Andato il livello, veramente veramente fatto bene, molto molto carino, complimenti Andrea, veramente i miei complimenti perché è un livello decisamente carino, te le meriti tutte quelle stelle, lo ripeto, e tra l'altro
Questa parte tecnicamente, come avete visto, si può fare anche senza la stella. Bastava fare un salto un po' migliore all'inizio e forse sarei tranquillamente riuscito ad arrivare all'ascia e a prenderla e a far morire nostro Bowserino e quant'altro c'era lì intorno. Quindi la stella io te la lascio perché secondo me te la meriti, caro Andrea. Perciò direi che ci andiamo a vedere il secondo livello che non so se è sempre tuo. Ora andiamo un attimo a vedere, eh. Se intanto mi mettesse anche la stella, gentilmente, per cortesia, cara linea, per cortesia, non hai motivo di non funzionare, te lo giuro, tra un po' quando riuscirò, fo forse, se ci... Ok, se grandi così, a tra un po'. Sì, infatti, sempre di Andrea, il secondo livello, si chiama Andrea's Quest, Puzzle Level 3, ok, perfetto, mi è andato in Super Mario Bros., tentativi 96, riusciti 2, questo è, è recente, è di gennaio, ok, percentuale di vittorie 2,08%, record di un italiano in 4 minuti 30 secondi, 169 millesimi, si chiama Federico, benissimo, effettivamente sembra abbastanza tostarello, almeno dall'anteprima di sopra, lo screenshot evito di guardarlo perché ho visto un gran casino, un gran marasma, quindi prevedo tragedia molto a breve, molto imminente, alla faccia dell'imminente. Come dovrei fare io? Ok, forse passa? Forse passa? Attenzione, passa. Non è proprio passato, di là quello. Oh, forse ho sbagliato qualcosa io? Scusate, riprovo. Attenzione. Allora, così, perfetto. No, e rimane lì bloccato poi. Ah no, c'è la bomba? Ok, non l'avevo vista prima la bomba, sono ciecato, mamma mia. Quindi quello dovrebbe morire, poi il po', poi si distrugge tutto. Dopodiché quello rimane... Ok, perfetto. No! Ale! Maledizione! Ma perché io non... Perché? Bellino però, molto, molto carina l'idea, decisamente molto carina. Ok, tiriamo direttamente nella porta. Tanto là su sopra... Il guscio stava continuando a spaccare roba, non vorrei aver saltato un pezzo, diciamo così. Oh, qui si può passare, perfetto. Io direi qui di lanciare lui e quel che succede, succede. Se succede. Sì, ok. Quindi ci ha fatto anche la strada, meno male. Oh, noi passiamo. Non a palla, Ale, non a palla, maledizione, non a palla. Bello però, bello, 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 mi piace per ora. Ora, come diavolo faccio io? Così, così, ah, così faccio. Grande Ale, alla grande. Ho rischiato sulla ruota dentata in una maniera allucinante, ma è andata bene. Allora, qui che diamine dovrei stella! No, aspetta. Vieni più in qua, vieni più in qua, vieni più in qua. Qui, ok, perfetto, al limite. Che va bene così? Presa lunga. Ok. Pensavo di averla presa corta, vi giuro, pensavo di averla presa corta. Non so perché, ma secondo me ho sbagliato parte. No, non è proprio la zona. No. Appunto. Dicevo, non è proprio la zona giusta questa, mi sa. Anche se tecnicamente il trampolino lo potevo evitare. Comunque, tra un attimo, quando torno lì, che casino di livello hai fatto. Ma se tipo io provo a passare di qua, no? Tipo faccio così. Poi dopo, c'è perso passare? Assolutamente no, non si può passare di sopra, quindi aspetta un po'. Io non ci credo, cioè... Ok, perché mi suona parecchio strano. Boh, ok, perfetto. Ho distrutto un po' di roba così a caso. Vabbè, sono soddisfazioni anche quelle. Oh, qui ora io devo stare attento a quel trampolino malefico. Perché prima mi ha fregato. Ma se io sto attento, tipo così appunto, non succede niente. Oh, okay, qui c'è altra roba? No, ok. Saliamo. Cosa? Ok, benissimo. No, questa parte qui però no. Maledizione. Comunque è una figata, per ora questo livello. Io lo ripeto perché sinceramente mi piace moltissimo questo livello, ma proprio tanto. Fatto veramente un bel lavoro, secondo me. Il problema è che qui io lassù come diavolo ci faccio andare in quell'altra porta? Cioè non c'è verso, giusto? Oh, no, perché no, non credo ci sia verso. E quindi qui che diavolo devo fare? Morire e lasciarmi andare al mio destino? Qualcosa del genere? No, forse passare di sopra, Ale. Tipo di qui.
Ok, aspettare che lì faccia le sue cose. Che quindi vadano via. Ok, perfetto, che finisca la pit, diamoci. E ok, qui saltiamo avanti. Lui mi dice di andare a destra, ma sinceramente non mi sembra il caso ancora di andarci a destra. Se non altro, a sinistra, scusate. Se non altro, non ora. Ok. Una bomba, bene. Che succede? Che casino succederà con questo? Sapevo. No, Ale! Ale, occhio. Ale, occhio, perché questo passerà sotto. No, o forse... Che diavolo è successo? Esattamente, cos'è successo? Scusate, ma ci voleva. No, è una figata assurda. Mi è dispiaciuto ora perderlo così, subito a bomba. 3 ore per arrivare lì. Ma tra un po'... Scusate, ma io prima qui... Forse... Ah, tra un attimo quando prendo il checkpoint. Scusate, un attimino. Comunque... Ok, checkpoint preso, alla grande. Allora, come ho fatto io a non vedere il checkpoint? No, davvero, per la cronaca. Cioè, è questo. Cioè, proprio l'ho tolto di mezzo come se io non potessi distruggere quella parte lì. Io... È clamorosa sta cosa, veramente. Cioè, è clamorosa veramente. Vai, vai, distruggi tutto. Perfetto, distruggi il tutto. Perfetto, alla grande. Entrate dentro la porta, ora. Maledizione. Sinistra, proviamo un po' a vedere. Qualcosa c'è. E siamo... Capitan Toad! Teoricamente non dovevamo saltare, si era fatto tipo Capitan Toad. Ok, checkpoint! No! Fammi prendere quel... Maledizione! Voglio quel checkpoint! Ok, ora sono soddisfazioni. Adesso! Mi ha pelato veramente! Mamma mia! Quanto ho rischiato! No! Aspetta che ce la faccio! Vai, ti prendo! Scusate, ma lo devo togliere di qui. La soddisfazione mia, non so se passando di sopra o di sotto magari si riesce a passare lo stesso, ma è una soddisfazione. È una sfida personale. Mi ha quasi distrutto prima. Ah, maledizione. Ora, no. Aspetta, ora. Dovrebbe essere quasi morto ormai in teoria, eh. Sempre in teoria, ma ormai dovrebbe essere quasi morto. Ci rimango tra un attimo, ma lo devo uccidere perché... Ecco, ok, perfetto, alla grande. Ora, io provo a passare... Di quale? Di... No! Oggi è proprio il degenero. La sagra del degenero, veramente. Ah, tra un attimo quando ritorno lì. Ok, abbiamo Daisy. Stavolta siamo arrivati qui vivi e sani e salvi, perché ho visto che a destra lì c'era un coso che buttava fuori potenziamenti. Ok, il piccione. Perfetto. Siamo il piccione di Super Mario Maker. Benissimo così. Poi saltiamo lungo. Grandi in questo modo. Dimmi che siamo alla fine. Grandi, grandissimi, grande piccione. Grandissimo, il nostro piccione ce l'ha fatta. Grandissimo, grande, 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 mitico lui. Ok, alla grande, finito anche questo livello. Il secondo di Andrea, mamma mia, che calvario. Bellissimo però anche questo. Tra l'altro veramente, veramente molto bello. Miei complimenti Andrea, perché hai fatto un altro... Questo è veramente un mezzo capolavoro, non capisco come mai poche stelle in quella maniera, perché io te la lascio, perché te la meriti, secondo me. E ovviamente io invito sempre tutti quanti a giocare i livelli che porto nei video, io vi invito tutti quanti a giocarli. Nel caso che vi piacciono poi, mentre li giocate, lasciategli anche una stella ai creatori, mi raccomando. Sempre se vi piacciono, ovviamente, perché non è giusto lasciare stelle così a caso. Una stella va lasciata se il livello piace, altrimenti non mi sembra neanche giusto, lo ripeto sempre. Io direi di provare a farci l'ultimo livello di questo video, per lo meno vedere com'è il terzo. Poi decidere un po' se farlo o no, perché non so... Se stiamo andando lunghi coi tempi o meno, vediamo un attimo, eh. Un po', sembra un po' tosto, però proverei lo stesso a farlo. Allora, il livello di Mario si chiama Le 5 prove, ambientato in Super Mario Bros. Tentativi 71, riusciti in 9. Percentuale vittorie 12,67%. Record di Jimmy, un americano, in 1 minuto 56 secondi, 378 millesimi. So se mi sono mangiato qualche parola, spero di no, spero si sia capito quello che ho detto, perché ci tengo comunque a dire le cose abbastanza chiaramente, se non altro i nomi dei livelli e tutto il resto. Lo so che le dico parecchio in fretta, ma cerco ovviamente di togliere i tempi morti. Il Mario smilzo! Vieni qui! Oddio! Ok? Quindi dove diamine è quella cosa da... Oh, non è qui il blocco? Ci dovrebbe essere un blocco. Un blocco P. Dove diamine è il blocco P? Cercasi blocco P. Attenzione, dopo il livello, dopo l'episodio cercasi boss, ora siamo a cercasi blocco P.
Che non c'è il blocco P. Aspetta un po', proviamo qui. Qui non c'è, eh. Qui non c'è, qui non c'è. Qui sotto ci rimaniamo incastrati, bellissimo. Ok. Oh, direi che... Perfetto, stavo per dire, direi che ci rivediamo quando trovo il blocco P. E l'ho trovato il blocco P. Tanto va sempre a finire in quel modo, Ale. Lo sai benissimo che vanno a finire così le cose. Riprendiamo il Mario Smizzo e ripassiamo lì di sotto. Non so come, tra l'altro, stavolta. Oh, forse così. Se ci passiamo lo stesso. Perfetto, grande, così. Bravo Mario Smizzo, il Mario strano. Oh, come diavolo ti fai chiamare adesso? Allora. Oh, ah, no! Maledizione, ma stavo a fare così. Era facilissima questa cosa. Ok, poi tu fermati un attimo qui perché ho bisogno di te. Ferma, possibilmente. Oh, qui non c'è. Qui, sì, ok. Era dove prima più o meno. Perfetto, alla grande. Sono passato, se non altro. Dopodiché, terza prova, presumo. Qui ci sarà, perfetto. Oh, proviamo a scendere. Tipo così, grandi. Poi ti... Ma oh, non ho risalto, non ho fatto tempo a risalto. Ale, Ale, Ale. Che diavolo fai? Ho rischiato. Che ci fai te vivo, Tartossoli? Ho distrutto tutta la fauna del locale dei Tartossi. E lui è sempre vivo. Perché? Stavolta non l'hai messo qui? O sbaglio? Stavolta sembra da un'altra parte, caro Ale. Caro Ale, mi sa che stavolta c'è da penarci per trovarlo. Ma tra un attimo quando lo trovo. Ok, stavolta era di qua, perfetto, alla grande, quindi entriamo direttamente dentro la porta P e proviamoci verso i pallottoli. Bill, aspetta, ok, mi sento più tranquillo in questo modo. Checkpoint, bravissimo, grande, ti hai messo checkpoint, ti adoro tantissimo, ma proprio tantissimo. Qui, no, no, non esisto io non esisto. Che c'è? No, i blocco, ah. Aspetta, grande in questo modo. Ok, c'è anche un Bowser laggiù in fondo. E è anche abbastanza arrabbiatuccio, mi sembra, no? A occhio e croce, eh. Di dove diavolo si... Ok, si passa di qui. Ah, poi così. Vabbè, è uguale, aspetta. Mario strano. Ale, muoviti. Ale, muoviti. Vai, grandi così. Grandi così. Vi giuro che pensavo di essere belle che morto. Cioè di non farcela ritornare alla porta P per aver preso questo. Che poi c'era anche dopo, c'era anche qui sicuramente. Vabbè, sono dettagli. Ormai, sì, ok. Il fuoco, grande, l'hai messo. Quindi immagino che qui ci siano. Gna, un po' di Bowser. Ma appena un po', è giusto un po'. Giusto un po'. Sì, certo. Potrei pensare di schivare, cioè di togliermeli di mezzo passando di sotto, eh. Tipo ora... Ah, quasi. Maledizione. Ora, Ale. Vai, 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 vai. Ale. Ale. No, Ale. Ale. Ale, vai. Ale, vai. No, oddio. Meno male che non si può prendere lunga in Super Mario Bros. Perlomeno non a quell'altezza. Mamma mia, che fortuna. Che fortuna. L'avevo fatta lunga saltando di lì. Ero riuscito a prenderla lunga. Cioè, non so se ci avete fatto caso. È clamorosa sta cosa. È clamorosa a dir poco. Mamma mia. Ok, bel livello anche questo. Comunque mi sono piaciute come prove. È quasi più difficile trovare la P che tutto il resto. Però comunque la stella te la lascio, Mario, perché mi sono divertito e il livello è comunque fatto bene secondo me. Perciò direi che siamo arrivati al momento dei saluti anche in questo video. E volevo salutare Lorenzo B e Giovanni T che me l'hanno chiesto nei commenti. Un saluto a tutte e due e un saluto a tutti voi che mi seguite. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di condividere questo video e tutti gli altri del canale se i video vi piacciono per aiutarmi a crescere. Sempre, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, seguirmi sul Miiverse e aggiungermi a Steam se avete un PC. Trovate comunque tutte le informazioni del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora ad Axios00 e alla prossima stella aggiunta. Mo vieni. Ciao a tutti.